Sono venuto volentieri da quando Don Michele mi rivolse l'invito ad essere qui con voi, soprattutto per accompagnare assieme a voi questo momento particolare, particolarmente bello, particolarmente impegnativo per il mondo missionario, per quanto, come diceva adesso Monsignor Beschi, anche problematico, problematico perché non possiamo chiudere gli occhi di fronte anche a qualche difficoltà. Che attraversa questo mondo. Conoscete tutti quanti il titolo che mi è stato affidato, Le vie del convegno di Firenze, per un rinnovato impulso missionario delle chiese locali che sono in Italia. Vorrei diciamo, illustrare un po', dare il mio contributo di riflessione su questo tema, cominciando proprio dall'inizio del messaggio che Papa Francesco sabato scorso ha pubblicato per la giornata missionaria mondiale del 2017, dove lui dice la Chiesa è missionaria per natura, chissà quante volte abbiamo ascoltato questa frase, no? La Chiesa è missionaria per natura, se non lo fosse non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un'associazione tra molte altre che ben presto finirebbe con l'esaurire il proprio scopo e scomparire. Quindi ancora una volta veniamo invitati a rinnovare la consapevolezza della attualità del mandato missionario, del mandatum novum affidato da Gesù agli apostoli 2000 anni fa e che proprio per questo, senza impegno e senza attenzione missionaria, smette di esistere o comunque finisce per far essere la Chiesa qualcos'altro rispetto a quello che Gesù di fatto ha voluto fosse. Allora coltivare e far crescere, questo mi sembra che sia proprio importante, decisivo un po' per tutti quanti noi, coltivare e far crescere la consapevolezza missionaria, questo è compito di tutti. Non si può assistere all'evidente calo di tensione. Io ricordo che quando sono venuto ad Assisi l'altra volta, vi ho detto che mai come in questo momento si parla di dimensione missionaria della pastorale, dimensione missionaria della vocazione, mai come in questo periodo, se usate la parola missionaria, e mai come in questo periodo siamo a fare i conti invece con una realtà che almeno sul piano, diciamo, dell'esplicito impegno e tensione missionaria segna il passo. È inutile nasconderselo questo. E allora ecco, il compito di tutti è proprio questo: prendere consapevolezza, maturare e mantenere questa consapevolezza. La consapevolezza che la Chiesa o è missionaria o finisce per essere altro. Ripeto, non si può assistere all'evidente calo di tensione e di attenzione missionaria senza interrogarsi, senza disporsi a percorrere strade nuove e coraggiose che invertano questa tendenza. Altrimenti, mi viene in mente un po' quello che dicevano Max Horkheimer e Theodor Adorno introducendo la dialettica dell'illuminismo, parlando degli intellettuali o comunque delle persone che sovrintendono alla politica mondiale. Dicono che ad un certo punto queste persone illuminate d'immenso sono morte di disperazione. Cioè facciamo tante belle cose, discutiamo di tante cose, però non ci rendiamo conto che la realtà va in un'altra direzione. Ecco, allora l'importanza di sollecitarci a vicenda prendendo atto delle cose belle, straordinarie che esistono sul piano missionario nella Chiesa, poco fa le ricordava Monsignor Beschi, ma capendo anche che qualcosa va rivisto, qualcosa ci interpella, qualcosa chiede un nostro impegno. Allora mi piace richiamare a questo proposito quello che 10 anni fa hanno scritto i vescovi italiani a conclusione dell'Assemblea Generale. La Missio ad Gentes non è soltanto, dicevano i vescovi, il punto conclusivo dell'impegno pastorale, ma il suo costante orizzonte e il suo paradigma per eccellenza. E i vescovi stessi, in quel tipo di comunicato, continuavano impegnandosi
a dire con chiarezza la volontà di mettere in atto un'accurata opera di animazione missionaria rivolta a tutti i battezzati, a tutte le comunità diocesane, perché, scrivono i vescovi, tutta l'azione pastorale, valorizzando l'intrinseca missionarietà presente nella liturgia, nella catechesi e nella carità, sia informata da una tensione missionaria, dando energie nuove alla Chiesa. Splendida questa affermazione. Cioè, tutte le volte in cui una comunità o una persona o la Chiesa sviluppa questa dimensione missionaria, state sicuri che lì dentro nascono energie nuove, lì dentro nascono stimoli diversi, lì dentro si ha voglia di fare altro nel mondo e per il mondo. Quindi i vescovi esprimono una convinzione, la convinzione che la tensione missionaria è fonte di energie nuove nella Chiesa e per la Chiesa. Questa verità trova conferma in quanto Papa Francesco scrive al numero 27 della Evangelii Gaudium. La comunità evangelizzatrice, dice il Papa, è quella che sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, sa andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Ripeto, Evangelii Gaudium numero 27. Allora, con uno sguardo rivolto a quello che si vive nelle nostre piccole o grandi comunità, viene spontaneo domandarsi se nel corso di questi 10 anni, cioè da quando i vescovi hanno scritto questo nel loro comunicato finale dell'assemblea, se in questi ultimi 10 anni si è davvero passati dalle parole, dalle cosiddette buone intenzioni, ai fatti. Il titolo che mi è stato affidato, Le vie di Firenze per un rinnovato impulso missionario delle chiese locali che sono in Italia, contiene un esplicito riferimento alle vie del convegno di Firenze. Uscire, ricordate, non uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Io penso che sia stata una bella intuizione, una felice intuizione, quella di chi ha formulato questo titolo. Ritengo infatti che le 5 vie possano essere assunte come altrettante direttrici da seguire per rispondere alla indispensabile domanda di verifica che potremmo formulare in questa maniera. Siamo davvero passati dalle parole, dagli auspici, perché sapete, noi vescovi di auspici ne abbiamo tanti, soprattutto per gli altri, no? Ecco, siamo veramente passati dalle parole, dagli auspici, dalle cosiddette buone intenzioni ai fatti. Davvero, come scrivono i vescovi, la nostra Chiesa oggi sta mettendo in atto, le parole sono dei vescovi, un'accurata opera di animazione missionaria. Io aggiungo sul territorio. Veramente lo sta facendo? Dicevo, delle opportunità che possono offrirci in questa prospettiva le vie che hanno fatto da filo conduttore durante il convegno ecclesiale di Firenze. Queste 5 vie non sono una novità assoluta, lo sappiamo. Non sono una novità assoluta. Sono tratte dall'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Possiamo dire allora che per un rinnovato impulso missionario e perché la Chiesa possa sottrarsi alla malattia mortale della sterile ripetitività, nelle sue mani oggi è stato messo uno strumento che può accompagnarne il cammino. Lo strumento è per i nostri giorni, non per quelli di ieri o per quelli di dopodomani. Sono lo strumento oggi, è la Evangelii Gaudium, sintetizzato nelle 5 vie poste al centro del convegno di Firenze. Ricordo a questo proposito la conclusione, potremmo dire il mandato, il compito a casa, usa dire spesso Papa Francesco. Voglio ricordarvi quello che disse il Papa in conclusione proprio del convegno di Firenze, del suo discorso, il convegno di Firenze. Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, ricordate, il sogno era
mi piace una chiesa italiana inquieta, sempre vicina agli abbandonati, che poi è quello che la missione vuole dire, vuole essere, deve essere. Il Papa diceva, non spetta a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione cercate di avviare in modo sinodale un approfondimento della Evangelii Gaudium. Sono sicuro, dice il Papa, della vostra capacità di mettervi in movimento creativo. Mettervi in movimento creativo. Quindi, se la missione da sola è movimento, se la missione da sola è dinamismo, se la missione da sola è il modo più chiaro per dire no alla autopreservazione, all'autocompiacimento, è chiaro che soprattutto coloro i quali sono impegnati nell'ambito missionario sono chiamati a questo compito, dice il Papa, a questo impegno, a questo mettersi in movimento e in un movimento creativo. Il filo rosso, quindi la evangelia, quindi l'impegno, la consapevolezza della dimensione missionaria della Chiesa, che non deve essere un fatto soltanto sentimentale o peggio ancora di parole, di gargarismi che ci facciamo con questa parola missione e missionarietà, ma diventa fatto. Ecco, come poi si passa alla concretezza? Il Papa ci ha dato la Evangelii Gaudium, il Papa ci ha ridato attraverso il Convegno di Firenze queste cinque vie. L'Evangelii Gaudium che è, a mio parere, proprio il grembo, parlava prima del Monsignor Beschi del grembo, è il grembo delle cinque vie, e il desiderio, il filo rosso dell'Evangelii Gaudium è questo, il desiderio di mantenere l'annuncio evangelico, la testimonianza evangelica e quindi la missione, mantenerle al centro della vita ecclesiale, verificando che ciò avvenga non solo, ripeto, di principio, ma in maniera reale e fattiva. Certo, è lecito domandarsi, ma perché finora non è stato già così? Non è stato sempre così? Non ha sempre la Chiesa posto al di sopra di tutto la diffusione della buona notizia di Gesù? Allora, in un certo senso, ciò è avvenuto, perché la Chiesa mai ha smarrito la coscienza del suo compito. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che non di rado abbiamo perso la freschezza e l'entusiasmo della missione, dando quasi per scontato che automaticamente dal nostro operare, io dico molte volte dal nostro parlare, scaturisse un'efficace testimonianza evangelica. Questa convinzione, questa sorta di automatismo, no? Noi parliamo ed evangelizziamo, parliamo e facciamo missione, facciamo delle cose ed è missione. Ecco, questa sorta di, questo convincerti di questa sorta di automatismo ha probabilmente facilitato il depositarsi di quella polvere, di quella ruggine che rendono meno bello il volto della Chiesa. È poco attraente l'assumersi delle responsabilità serie e continuative di annunzio al suo interno. Non solo, ma il dare per scontato che il nostro operato fosse di per sé già missione ci rende spesso refrattari e quasi sospettosi nei confronti di qualsiasi novità. Quanta orticaria ci viene appena sentiamo dire che qualche cosa bisogna pure che la cambiamo. Non mi riferisco ai nomi, alle sigle, a qualche modo anche di essere, di operare, di rapportarsi nella Chiesa, alla Chiesa, nel mondo e al mondo. Spesso questa sorta di automatismo che ci sta dentro ci rende refrattari e quasi sospettosi nei confronti di qualsiasi novità, specie se questa viene a mettere in discussione schemi consolidati, prassi troppo spesso prevedibili e ripetitive.
emotività giustificate, belle da coltivare, ma che non possono essere l'unico punto di riferimento per il nostro impegno e per la nostra azione. Per questo, invitati, anzi incalzati da Papa Francesco, è importante ripensare ogni azione ecclesiale per verificarne l'effettivo spirito missionario e ricalibrare tutto in base ad esso. Dobbiamo farlo perché il Signore non debba indirizzare anche a noi i duri rimproveri rivolti ad alcuni farisei, colpevoli di ritenersi giusti e graditi a Dio, o quelli rivolti o rimproveri rivolti nel libro dell'Apocalisse alla Chiesa di Efeso, che ha abbandonato l'amore di un tempo. Una comunità, una Chiesa che non vigila sulla tentazione, ma anche una struttura che non vigila sulla tentazione di sentirsi giusta a prescindere, simpatica a prescindere. Ci sono alcuni che, siccome erano belli e simpatici quando portavano i calzoncini corti, pensano di poterli ancora mettere adesso che ne hanno 70. Sono solo ridicoli. È vero che erano belli, erano simpatici quando erano ragazzini, ma mo cambiano le cose. Spesso noi inconsapevolmente, è questo che facciamo, siccome molte cose hanno funzionato prima, sono state simpatiche, hanno portato straordinari frutti, pensiamo che possiamo trasferirli automaticamente oggi. Questo non è nella logica del Vangelo, questo non è nella logica della Chiesa, questo non è nella logica, diciamolo adesso, della Evangelii Gaudium. Perché quando ci riteniamo giusti a prescindere, quando pensiamo di non avere l'obbligo, io dico l'obbligo, di sottoporre a revisione e a verifica quello che facciamo, noi rischiamo di perdere per strada la passione per la missione della Chiesa, e questa diventa difficilmente luogo in cui risuona la voce di Dio che chiama per affidare il mandato di portare il Vangelo e quindi a vivere la missione e di missione. Il risorto non ha mandato solamente gli apostoli che lo hanno ascoltato e incontrato dopo la Pasqua, ma manda anche noi oggi e chiede come a loro di essere suoi testimoni e di annunciare la vittoria sulla morte. Attenti però anche qui, che significa annunciare la vittoria sulla morte? La morte che è stata vinta non è solo quella fisica che ci ha restituito vivo il Signore Gesù. La morte alla quale va sottratto terreno giorno per giorno nella nostra pastorale, nel nostro impegno, la morte alla quale va sottratto giorno per giorno terreno attraverso scelte coraggiose, scelte di qualità, scelte cariche di senso, la morte alla quale va tolto terreno, va sottratto terreno giorno per giorno, è ogni forma di vita, si fa per dire, di vita piatta, di vita priva di passione. Chi non è appassionato nella vita di ogni giorno, chi non è appassionato nelle relazioni che ha con gli altri, chi non è appassionato nel mestiere che fa, state tranquilli, non gli verrà mai nella testa l'idea di impegnarsi per la missione. Quindi noi dobbiamo prima di tutto abituarci ed abituare, educarci ed educare alla passione per la vita, al rifiuto della ripetitività, al rifiuto della mancanza di passione per le realtà e nelle realtà. Dove si impara tutto questo? Io penso che lo si impari alla scuola del cuore di Cristo Gesù. È lì che si impara la passione per la pienezza della vita. Si impara a vincere la morte e a vivere in maniera riuscita, guardando a Lui. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium 266, dice questo. Lo voglio un poco lungo, la posso leggere? State dormendo già? Li vedo belli tranquilli, bravi, mi piace. Posso continuare un altro poco? Domiche, posso continuare un altro poco? O me ne devo già andare? Posso fare ancora? Eccellenza, lei permette ancora? Va bene. Allora, leggo questo 266 che mi pare aiuti un po' a capire questo.
cioè che vanno di pari passo la passione per Cristo, la passione per la vita e quindi la missione. Per cui mi permetto di dire, se manca la missione, probabilmente c'è poca passione per la vita, probabilmente ci siamo messi poco alla scuola del cuore di Cristo. Sentite cosa dice il Papa al 266 dell'Evangelii Gaudium: non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui o non poterlo fare. Splendido questo, da questo punto di vista, la riscoperta del proprio, della missio de gentes. Ma che se non viviamo tra di noi, non ci possiamo inventare da un momento all'altro. Scusate, questo non l'ha detto il Papa, però lo dico io. Non è la stessa cosa poterlo... Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo, conclude in questo numero il Papa, sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso ad ogni cosa. È per questo che noi andiamo in missione. È per questo, dice il Papa, che noi evangelizziamo. La scuola, ripeto, per imparare la missione, quella che contagia e quindi diventa anche via di missione, è la vita stessa di Gesù. Chi era Gesù da questo punto di vista? Un uomo senza poteri, libero, leggero, dignitoso e alto, direi io, che nulla e nessuno ha mai potuto piegare, nemmeno la subdola e pericolosa opposizione che gli veniva dal mondo religioso del suo tempo. Lo sappiamo, Gesù fa quello che è proibito. Gesù fa quello che è proibito, fa ciò che rende impuro, fa ciò che scomunica, secondo la legge. Tocca il lebbroso, tocca un morto, figlio della veglia della vedova di Nain. Va a pranzo nella casa di un pubblicano, si ferma a parlare con una samaritana, e che samaritana! Quindi capite un po' come l'azione missionaria, l'impegno missionario, la passione per la missione può nascere solo in un clima appassionato, ma che trova origine dall'incontro con Gesù, con la sua vita, non con le figurine di Gesù, con le immaginette di Gesù, ma con la sua vita, con quello che Lui realmente ha fatto, ha voluto fare. Allora, spronandoci alla missione, sulla scia di quanto, con altre parole, ma con lo stesso entusiasmo, avevano già fatto Benedetto e Giovanni Paolo II, ricordate tutto quello che riguarda la nuova evangelizzazione, Papa Francesco ci trasmette il sogno che può ancora infiammare i cuori e che può animare la missione. Il sogno di una Chiesa pervasa dal desiderio di evangelizzare e capace di orientarsi completamente all'annuncio. Numero 27 della Evangelii Gaudium: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. Capite un po' come il filo conduttore, un po' di quello che sto cercando di comunicarvi, è proprio questo. Solo una Chiesa, chiamiamola così, una Chiesa in uscita, può generare missionari. Solo una Chiesa in uscita, una Chiesa che è preoccupata di se stessa, una Chiesa che è preoccupata di preservare le sue strutture, per quanto gloriose, non andrà da nessuna parte. Ricordatevi Horkheimer e Adorno, illuminati da grandi splendori, sono morti disperati. Il contrario di una Chiesa, come dice il Papa al numero 27 della Evangelii Gaudium, il contrario di una Chiesa
che è impegnata nella autopreservazione, evidentemente una chiesa ripiegata su se stessa e quindi impegnata ad autopreservarsi, è una chiesa in uscita. Per la chiesa uscire non è il risultato di un impegno volontaristico, bensì la risposta a un invito che proviene da Dio stesso, dalla sua chiamata coinvolgente attraverso Gesù Cristo nello Spirito. L'origine del movimento vitale da cui scaturisce la missione è lo stupore della fede che nasce dall'ascolto da parte di ogni credente e da parte della Chiesa nel suo insieme. La missione ha come sorgente l'ascolto della parola di Dio e al contempo l'ascolto delle parole degli uomini e dell'uomo. Essa impegna a trovare strade di una comunicazione testimoniale, capace di raggiungere le persone nella loro situazione effettiva. L'ascolto è empatia che permette di ascoltare all'interno i battiti del nostro tempo o di questo tempo, ma nello stesso tempo è importante saper ascoltare le sofferenze e i limiti che sono presenti dentro di noi per diventare capaci di riconoscerli negli altri. E con la stessa passione con la quale ci impegniamo ad andare oltre, con l'aiuto dello Spirito di Dio, oltre i nostri limiti, con la stessa passione noi ci impegneremo a lenire le sofferenze degli altri, a riempire il vuoto di vita che c'è nel vuoto di Cristo, che c'è nella vita di alcuni. Ecco la missione. Però se noi non siamo capaci di guardarci dentro e di riconoscere le nostre fragilità e impegnarci a partire da queste ad andare oltre, non potremo farlo con gli altri. Saremo della gente che fa finta di fare il missionario, fa scena, ma non sarà la missione veramente un ex abundantia cordis, no? Un aver fatto esperienza dentro di sé dell'incontro con Cristo che mi sta trasformando, mi sta facendo accettare, mi sta facendo diventare buon samaritano di me stesso e diventare nello stesso momento, non dopo, ma nello stesso momento, buon samaritano degli altri. Ecco, il missionario è questo. È questo, almeno come la vedo io. Per questo l'uscire verso, per essere missionari, dovrebbe essere preceduto e accompagnato dall'uscire da, nel senso che la libertà e la forza che devono caratterizzare la testimonianza missionaria esigono di passare attraverso un'esperienza personale e comunitaria di liberazione. Una chiesa, una comunità, ma anche un centro diocesano missionario che non si mette mai in discussione, che sta lì a presidiare quel poco che ancora, o poco molto che ancora possiede, state tranquilli, non fa missione, non farà missione. Investire le sue energie in questa opera di autopreservazione. Quindi c'è bisogno di questa esperienza continua di purificazione, questa esperienza continua di liberazione, una liberazione che domanda, come ho già detto, l'abbandono o almeno la purificazione di forme convenzionali, strutture irrigidite, comportamenti distonici, facili sicurezze, paure paralizzanti. Solo una chiesa che accetta di incamminarsi su questa strada saprà scoprire la gioia della missio de gentes e troverà normale far entrare a pieno titolo nella pastorale ordinaria l'animazione e la formazione ad gentes nell'ambito di tutte le attività pastorali, dalla salute alla catechesi, dalla scuola alla pastorale familiare. Dobbiamo riconoscerlo. La missio ad gentes è troppo spesso confinata ai margini dell'agenda diocesana, dimenticando quanto affermava San Giovanni Paolo II nell'enciclica Redentoris Missio, che la fede, numero 3, la fede si rafforza donandola.
La fede si rafforza donandola. Di per sé, il fuoco della missione viene acceso nel credente mediante il battesimo, quando è immerso in Cristo e in Lui diventa figlio di Dio. La dimensione missionaria del battesimo viene esplicitata e consolidata nel sacramento della cresima. Ciò non toglie però che occorra alimentare il fuoco ad gentes in tutta l'educazione cristiana e specialmente nella vita liturgica, nella pietà popolare e nella catechesi. A me sembra che non basti che quando arriva il mese missionario o addirittura la domenica della raccolta delle offerte mettiamo qualche bandiera su qualche vecchia balaustra, no? O qualche mappamondo gonfiato all'ultimo momento. Non è questo. Lo sapete, no? So di non dirvi niente di nuovo. Se non prendiamo sul serio tutto quello che ho detto finora. In passato una pastorale di conservazione o di mantenimento non sentiva, ma non è che si è sbagliato allora, i tempi sono cambiati. Nel passato una pastorale di conservazione e di mantenimento non sentiva l'urgenza di accendere il fuoco della missione, perché l'educazione cristiana avveniva in un contesto di cristianità e la missione, pur importante, era considerata al lato della vita di chiesa e consegnata solo ai fedeli e ad essa deputati, i missionari, le missionarie, eccetera. Le mutate condizioni storiche suggeriscono una più profonda lettura teologica, esplicitata dal Concilio Vaticano II, quando nella De Gentes 2 afferma: la Chiesa che vive nel tempo è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il disegno del Padre, trae la sua origine. È dunque evidente che per accendere il fuoco della missione è fondamentale creare canali di comunicazione tra ogni chiesa locale e tutta l'opera missionaria della Chiesa nel mondo. Aprire il libro delle missioni significa guardare con gratitudine, lo ricordava poco fa Monsignor Beschi, significa guardare con gratitudine ed esultanza, con gioia, con compiacimento, dico anche, nelle meraviglie che lo Spirito Santo, protagonista della missione, opera in ogni parte della terra. Purtroppo sono ancora troppi, c'è molti centri missionari diocesani che non dispongono di un minimo di base, no? Dei propri missionari nel mondo. Eppure basterebbe poco per tenere viva quella filiera attraverso, ad esempio, la posta elettronica, le mailing list, no? Cioè tenere vivo questo, sono cose banali, ma che molti già fanno, lo so benissimo, però cosa ci costa? Per fortuna sto cominciando a vedere anche i nostri annuari diocesani, molte diocesi cominciano a considerare come parte della propria chiesa i missionari loro, che sono sorti lì, laici, preti e religiosi, che stanno altre parti, ma cominciano a scriverlo nel loro annuario diocesano. Cominciato a chiederlo questo anche ai vescovi. Quelli sono parte di questa chiesa, della nostra chiesa, della vostra chiesa, delle vostre comunità. Loro sono l'espressione più bella, se volete, più avanzata di questa passione per Cristo e per i fratelli. Perché lasciarli da parte? Perché dimenticarli? Ripeto, basta molto poco per fare questo, ma evidentemente questo è soltanto un aspetto a conferma della necessità di vivere sempre di più come chiesa in uscita. Ricordatevi sempre il titolo che mi avete affidato, le cinque vie. Ma non devo farle tutte e cinque, sennò qua ce ne andiamo stanotte. Ma io alle 8 mi devo trovare dall'altra parte del mondo, del Lazio, quindi alla fine del Lazio, se ci arrivo. Quindi a conferma della necessità di vivere sempre di più come chiesa in uscita, ecco, vorrei citare quello che si legge al numero 23 dell'Evangelii Gaudium. L'intimità della Chiesa con Gesù è un'intimità itinerante, bellissimo questo. E la comunione, ancora una volta vedete come viene messo in rilievo il carattere dinamico del rapporto con Cristo, no? È di lì che nasce tutto. Se ci sono pochi missionari, ripeto, è perché probabilmente abbiamo poca consuetudine con Cristo, col Vangelo.
Oppure ci siamo fatti una immagine nostra. Voltaire diceva, no, che molte volte, cioè il Padre Eterno ci ha creato la sua immagine e somiglianza, noi molte volte gli rendiamo il contraccambio, ci crea un Dio a nostra immagine e somiglianza, gli rendiamo il piacere, però svuotando il senso dell'incontro vero con Lui. Il Papa al numero 23 dell'Evangelii Gaudium dice: l'intimità della Chiesa con Gesù è una intimità itinerante e la comunione si configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsione e senza paura. La gioia del Vangelo, chiude il numero 23, è per tutto il popolo, non può escludere nessuno. E allora vorrei notare che il pensiero di Papa Bergoglio è in linea con quello del nostro episcopato, l'episcopato italiano, quando negli anni 80, in comunione e comunità missionaria, affermava: la missione non è opera di navigatori solitari, ma la comunione è la prima forma della missione. Questo, in sostanza, significa imparare a fare sistema sul territorio, anche a livello nazionale. Nella parte conclusiva Monsignor Beschi faceva accenno un po' a tutto questo, anche a livello nazionale, ad esempio collaborando attivamente alle iniziative di animazione missionaria delle POM e dando effettiva testimonianza di unità negli intenti e nelle progettualità a tutti i livelli. È il modo più efficace per non condannarci all'irrilevanza e soprattutto per non condannare alla inefficacia le nostre iniziative per lo più episodiche o legate a cadenze calendariali. Ho parlato della necessità di fare sistema nell'azione e nella formazione missionarie, soprattutto partendo dalla constatazione dei cambiamenti avvenuti a tutti i livelli. Guardate, io non conosco bene i numeri e le situazioni specifiche. Prima di parlare qui mi sono aggiornato, ho letto, non sto qui a dare tanti numeri, oltre a quelli che già sto dando, no? Ma voi li conoscete meglio di me. Però teniamoli bene in mente, per capire che le cose stanno cambiando. Il dato più, diciamo, più banale, che sempre ci sentiamo dire, ci diciamo tra noi, è il numero dei missionari. Dal 2007 a oggi praticamente siamo ridotti a un terzo, non ricordo bene adesso i dati, ma non è questo il problema, non è numero più, numero meno, non facciamo come i politici che per uno zero virgola si ammazzano, si stanno ammazzando in questi giorni, no, è che non muore nessuno però lo fanno così, no? Ecco, noi, non è questione di zero virgola, è questione veramente di renderci conto di cosa sta succedendo, ma per non scoraggiarci, per rinnovare la forza, la voglia di andare avanti, però ripeto, in quella cornice, in quel quadro di disponibilità all'itineranza dinamica, che non è un mettere un piede dietro l'altro fisicamente, ma un metterlo dentro di noi, nelle nostre strutture, nei nostri incontri, quando ci misuriamo con le nostre strutture anche. Ecco, da questo punto di vista penso che rispetto solo a 20 anni fa il mondo missionario abbia subito dei cambiamenti che non vanno ignorati. Allora, pur salvaguardando, qui torno a quello che diceva il signor Beschi prima, sono stati solo gli ultimi 5 minuti, figurate se stavo prima, facevo soltanto la mia omelia, il mio intervento su Monsignor Beschi, no? Però sono quelle cose che poi tornano, no? Tornano. Ecco, pur salvaguardando le tre anime dell'animazione, della cooperazione e della formazione affidate a realtà diverse, pur salvando questo, penso che si avverta da circa un decennio, non dal 25 marzo 2014, quando è stato eletto Galantino, è stato nominato Galantino alla segreteria generale della CEI. Io queste cose le ho lette prima, stanno scritte già prima, sono state scritte 10 anni fa, quindi non dal 25 marzo 2014, ecco, sia chiaro questo. Non si avverte da circa un decennio l'esigenza di una maggiore unitarietà
da realizzare attraverso la Fondazione Missio, una centralizzazione dinamica della Fondazione Missio, che è chiamata a qualificarsi sempre di più giuridicamente e pastoralmente come un soggetto in grado di integrare al suo, attenti, integrare non vuol dire far morire nessuno. Far morire gli altri vuol dire fare i funerali. E avrei detto, Missio deve incaricarsi di stilare certificati di morte e quindi fare i funerali col nuovo, col vecchio rito di esequie. No, non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo altro. Cioè chiamata a qualificarsi sempre più giuridicamente e pastoralmente con un soggetto in grado di integrare al suo interno in modo innovativo non solo i servizi a favore delle POM, come di fatto già sta avvenendo, ma anche quelli finora svolti dall'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le chiese e dal CUM. Io a questo proposito voglio ricordarvi che lo statuto, ve lo sono andato a leggere Don Michele, sono messo a studiare prima di venire qua, ma nei giorni passati, non oggi proprio, ecco, lo statuto della Fondazione Missio, nello statuto è prevista la possibilità che possano entrarne a far parte, oltre alle POM in tutto o in parte, gli altri due organismi, le cui funzioni sono ampiamente riprese tanto nella descrizione dell'articolo 1 di Missio che degli scopi, articolo 3 della Fondazione Missio stessa. Cioè non è una novità questa, non è una novità, si tratta di, io dico, prendere atto che ci sono dei momenti in cui si può tranquillamente fare in una certa maniera, altri momenti in cui o ci decidiamo noi a farle queste cose, oppure le cose andranno per un'altra strada, faremo altro, ma spenderemo energie inutilmente, o comunque non raggiungendo quegli obiettivi che siamo chiamati a raggiungere. Io salto l'ultimo punto che ho scritto, perché l'ultimo punto, hai un titolo bello però simpatico, ripensare il linguaggio in vista del dialogo e dell'annuncio, ma lo lascio stare, ve lo do poi per iscritto se lo volete, e vado alla conclusione brevissima. È evidente quindi quanto sia vitale per la Chiesa e per la Chiesa italiana la sfida missionaria se vuole vivere secondo la logica del regno di Dio e contro ogni forma di particolarismo e contro ogni forma di autopreservazione. Allora chiudo con un passaggio del messaggio di Papa Francesco per la prossima giornata missionaria mondiale, dove dice la missione, dice alla Chiesa che essa non è, attenti, se questo è detto della Chiesa, figuratevi delle nostre cose, qualsiasi nome portino, anche segreteria generale della CEI. Se è vero per la Chiesa, è vero per tutti. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a se stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale che si compiace di successi terreni non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire una Chiesa accidentata, ferita e sporca, per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. E grazie.